Onorevole Foti, ne ha facoltà. Molto brevemente, signor Presidente, spiace che non si ricordino le decisioni e comunque gli accordi che erano stati assunti nella conferenza dei Capigruppo, perché se alla conclusione di un discorso manca tutta la premessa, evidentemente è monco. Durante il calendario dei lavori del mese di dicembre, dovendosi ipotizzare quando andare in aula con la legge di bilancio, legittimamente e doverosamente le opposizioni hanno chiesto più tempo per l'esame della legge di bilancio in commissione e la conferenza dei Capigruppo ha convenuto che questa procedura venisse seguita. Pur senza una votazione formale, ma la conferenza dei Capigruppo aveva anche convenuto che il decreto in esame, che scade il 30 di dicembre, fosse concluso nel suo esame per il giorno 29 dicembre alle ore 12 o alle ore 15, a seconda poi del numero degli ordini del giorno o quant'altro. Devo dare atto che il capogruppo del Movimento 5 Stelle, nell'ultima conferenza dei capigruppo, ha informato che per quanto riguardava il suo gruppo, non era in grado di poter assicurare il rispetto di quel calendario e quindi, ovviamente, senza particolari questioni, la conferenza così si è conclusa. Poiché leggiamo su agenzie dichiarazioni di fuoco e del resto le motivazioni testé illustrate dall'onorevole Orfini sono abbastanza indicative, nel senso che ha più volte rimarcato che ci vedremo a lungo. Non abbiamo problemi a rivederci a lungo, l'onorevole Ruffini. Noi su questi banchi ci siamo stati a lungo, anche dall'opposizione quando lei non c'era a fare la maggioranza, ma a prescindere da questo, io penso che sia doveroso esaurire le procedure che ci sono. Tra l'altro, voglio anche ricordare, nell'estrema correttezza dei fatti, che si sarebbe potuta votare le pregiudiziali su questo decreto, ben prima di oggi, anche su questo punto, si è deciso di andare ad oggi. Perché, come voi sapete, le pregiudiziali potevano essere votate anche una settimana fa. Non c'è problema, io prendo atto, noi prendiamo atto, però nel momento in cui si prende atto di 98 iscritti a parlare, che è una situazione evidentemente che fa paventare un legittimo, per l'amore di Dio, ostruzionismo, ma è chiaro che evidentemente gli strumenti regolamentari che ci sono vengono invocati ed evocati quando qualcuno è in maggioranza, vengono applicati anche da questa maggioranza. Grazie.